What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 2 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo appunto dato finalmente inizio a questa nuova incredibile serie su questo nuovo, sembrerebbe incredibile, remake. Io ringrazio veramente di cuore tutti quelli ragazzi che hanno sostenuto il primo episodio, visto che abbiamo raggiunto addirittura i 100 like, quindi grazie davvero di cuore a tutti voi. E quindi che dire, ci hanno introdotto ad una storia che effettivamente di regola chi ha già giocato l'originale conosce, però è comunque sempre un'emozione ragazzi magari rivivere certe cose. Quindi ci hanno introdotto al nostro protagonista, il carissimo James. Abbiamo incontrato un altro personaggio, però non abbiamo la minima idea di chi sia, una ragazza che si era persa in un cimitero, e quindi ci hanno introdotto anche a questa incredibile città ragazzi che è Silent Hill, che però sembrerebbe avere qualcosa di strano, anzi io direi più di qualcosa di strano, perché abbiamo già incontrato i primi mostri che io ho giustamente ribattezzato come Mr. Lombri, perché ci ricordano dei lombrichi ragazzi, visto che sviscidano e svicolano e strisciano nella nebbia. Fatto sta che dobbiamo cercare di raggiungere il posto speciale di cui parlava Mary, ma non abbiamo idea ragazzi effettivamente di cosa stia parlando. Quindi ci siamo poi ritrovati a vagare un pochettino, qualcuno di voi mi ha dato qualche piccolo suggerimento di fare comunque più attenzione ovviamente all'ambiente circostante, perché magari ci possono essere oggetti da raccogliere. Quindi ragazzi vi prometto che cercherò di fare un po' più di attenzione, ma sapete ragazzi che di solito quando gioco a volte certi dettagli purtroppo mi sfuggono. Cercherò di sforzarmi il più possibile. E adesso ragazzi non ci resta che tornare a giocare. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui in questo bellissimo bar, dove abbiamo appunto raccolto un disco in vinile rotto, una metà di disco perlomeno. Abbiamo appunto raccolto questo biglietto ragazzi in cui si parlava di una persona che insomma pareva fosse uscita un pochettino di testa. Noi avremo l'ingrato compito di andare a visitare il suo appartamento. Infatti ha aggiunto anche il dettaglio jukebox, quindi ci fa capire che comunque è un elemento importante, evidentemente un enigma comunque da risolvere. Quindi i due luoghi ragazzi che adesso sono di interesse sono gli appartamenti appunto on South Street e il Groovy Music. Io credo che siamo un pochettino più vicini agli appartamenti, quindi carissimo James direi che possiamo andare. Oh, carissimo Mr. Lombri, già ci incontriamo di nuovo, cioè datemi un attimo per orientarmi, anche perché mi sono già persa effettivamente. Con la nebbia è tutto parecchio più difficile. Ci siamo armati di una spranga ragazzi, una spranga, perlomeno un asse di legno, un'arma improvvisata. Però caro Mr. Lombri, ecco fatto, guarda. Già a posto, hai visto? Vai giù, mannaggia. Schiaccialo, schiaccialo, Jamesy. Jamesy, lo devi calpestare, capito? Ma quanti siete? Oh, eccolo là che sviscida. Scusate, ma devo andare da un'altra parte, eh? Cioè, abbiate pazienza, magari ci rincontriamo dopo, chi lo sa. Allora, gli appartamenti di South Street, ragazzi, dovrebbero essere in fondo a questa strada. Ok, questa strada infatti è chiusa. E South Street, vedete? Qua è il cartello, ragazzi. E qui mi chiedo dove sarà l'ingresso di questi appartamenti. Qua c'è anche una farmacia. Ok, ci siamo proprio di fronte ragazzi, ma davvero di fronte. Quindi il palazzo è questo, lì c'è una finestra aperta. Oh, caro Mr. Lombri, il fratello di quello di prima, lei immagina. Guarda, arriva. Eccala fesse, sorda, mannaggia la pupazza. E non mi toccare. Schiaccialo, schiaccialo, Jamesy. Ecco fatto, visto, oddio, la cornice rossa sta ad indicare la mia salute, suppongo che siamo messi un po' maluccio, quindi se non ricordo male ragazzi dobbiamo usare il tasto triangolo, esatto, per bere una bella bevanda salutare, energetica. Allora, che facciamo? Entriamo attraverso la farmacia, si può entrare? Ovviamente è chiusa. Figurati, chissà perché non mi stupisce. Probabilmente potremmo entrare da qui ragazzi. Vediamo, questa porta sembra un po' più a luminosetta. Ehi, buongiorno. Dov'è il portiere?
Ehi, ho sentito la radio. Si può interagire con la radio in qualche modo? Non lo so, vabbè. Fatto sta che lì c'è un biglietto, qui c'ho le cassette della posta, ma non c'è dato sbirciare. Perché ti armi? Questo che cazzo è? Che minchia di insetto è? Ma mamma santa, è gigantesco, Dio santo. Schiaccialo. Ecco fa. No. Ah, la disperazione. Gli fanno più schifo gli insetti che i mostri a Jamesy. Qua c'è la mappa degli appartamenti. Ah, pensavo avremmo potuto prenderla, però no. Come non detto. Allora, lì c'è un punto rosso, una chiave disegnata. Vabbè, quella sarà la portineria, suppongo. Quindi, ah, il punto rosso forse siamo noi. Cioè, dove siamo noi? Va bene, ma ci ricordiamo per caso... Ah, vive in South Street, ecco, appartamento 9, quello cercavo, il numero dell'appartamento. Magari ci evitiamo di starli a guardare tutti. Perché schiacciare un insetto, tra l'altro? Per quale motivo? Vabbè, questa è chiusa. Niente, James si esprime a grugniti. Bellissimo, a sospiri. Possiamo spostare il mobile, ah? Così abbiamo accesso alla portineria. D'accordo. Sperando che ci sia la chiave dell'appartamento 9, perché sapete com'è, a volte quel che cerchi non lo trovi. Ovviamente la chiave dell'appartamento 5, quindi immagino che dovremmo accedere all'appartamento 9 in qualche altro modo, giusto? Qua c'è un biglietto. L'inquilino dell'appartamento 5 ha lasciato la chiave. Dice che c'è una perdita dal piano di sopra. Bisogna controllare l'appartamento del piano di sopra. Non è che è proprio l'appartamento numero 9. Una perdita. Che tipo di perdita, tra l'altro? Che schifo. Questo quadro elettrico è letteralmente distrutto. Qua possiamo aprire la porta, passare attraverso, ovviamente. E quindi non ci resta allora che andare al piano di sopra, di regola, no? Non lo so, prima diamo una controllatina qui. Che dite? Qua si va sul retro e chiusa. Che diamine, comunque che appartamenti di merda. Cioè, sto palazzo... la porta socchiusa. Le porte socchiuse, ragazzi, non sono mai un buon segno. Stavo dicendo che questa palazzina è ridotta proprio da schifo. Ecco, la radio che gracchia un pochettino. Ecco, perché ti armi? Ah, ma la radio quando gracchia significa che c'è sta qualcosa che non va. Ok, cosa abbiamo preso? Un'altra siringa, perfetto, per farci le iniezioni quelle fighe. Ah, siamo entrati nella farmacia. Che ci interessa effettivamente, perché? Non lo so, vabbè, sembrava di interesse. In ogni caso, ragazzi, io ho cambiato l'impostazione riguardo la grafica, perché l'altra volta avevo messo come priorità la qualità. Però, come giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare, YouTube, in ogni caso, a prescindere, ragazzi, mi abbassa, cioè non solo a me, abbassa la qualità dei video un pochettino in generale. Quindi a questo punto ho preferito prediligere le prestazioni, quindi sarebbe a dire gli FPS. Quindi dovrebbe essere un pochettino più fluido. Ma qua possiamo aprire? No, non ci possiamo aprire una scorciatoia sopra la strada. Va bene, allora andrò di qua. Un cacchio proprio, ho chiusa pure questa. Ma perché allora la radio si deve mettere a gracchiare? Scusate. Non so. E niente, gracchia, così a caso. Che era sto rumore? L'ho sentito. Tipo uno zampettio. Lo sento, eh? Lo sento, è al piano di sopra? Vabbè, andiamo al piano di sopra, va, non perdiamo troppo tempo. È uno di quegli insetti... Oddio! Ecco. Bravo, Jamesy. Bravo, Jamesy, mi sei piaciuto. Con violence, con rabbia. Si può andare ancora più su, ma... fino a una certa, perché questa scala è letteralmente distrutta, quindi non si può andare sul tetto. Qua c'è l'appartamento numero 6. Gli appartamenti saranno tutti chiusi, ovviamente, ragazzi, figuriamoci. Niente. E niente. C'era il tipo, me l'aspettavo. Certo, Jamesy, ti capisco. Oddio, qua è tutto distrutto. Appartamento numero 4 chiuso. Questo è l'appartamento numero 5, l'unico di cui abbiamo la chiave. E usala pure, Jamesy. È permesso, scusate? Ho saputo che c'è una perdita, sono l'idraulico. Sono venuta a riparare il danno. Niente. Una pisciatina. Anche no, non credo sia il momento giusto. Qua intorno sembra non esserci niente, ragazzi, di importante. Sto cercando di guardarmi intorno il più possibile. Possiamo passare attraverso.
C'è qualcuno al piano di sopra che sta facendo un bel po' di casino. Gli consiglierei... Ok, pure questa è chiusa. Far meno rumore, signore, eh? Cioè, c'è gente che abita al piano di sotto. Potrebbe creare qualche disturbo. Niente, qua non c'è niente, ragazzi. Passiamo attraverso, pure di qua. Ah, ci arrampichiamo da fuori? E vai, con la nostra super incredibile agilità. Questa la possiamo far cadere, sta scala? Non adesso, evidentemente. Va bene. Senza troppi indugi. Sembrerebbe essere poco stabile. Direi di darci una mossetta, Jamesy. Non di qua, davvero dobbiamo andare giusto di qua dove sta per crollare. Fantastico. Chissà perché. Ci avrei giurato. L'avevo immaginato. Cosa abbiamo qua? Che schifo. Cos'è schifo? Ma poi è arrivata lei ed è andato via tutto. Tutto ha riacquistato un senso. E questo posto non posso affrontarlo. Devo schiarirmi le idee. Rapida sosta al Texan. Poi andiamo. What the fuck? Non segni, Jamesy. Non è di importanza? Sembrerebbe di no. Comunque, perché qua c'è questa atmosfera così inquietante? Porta chiusa. L'ho sentito, sa? Cosa cacchio era? Ma siamo nell'appartamento numero 9, tra l'altro. Mi sto domandando. Io penso di sì, ragazzi. Voi siete matti. Dovrei guardare dentro sto bucio? Ma anche no, grazie. Preferisco... Questa è chiusa. Preferisco tornare fuori piuttosto. Ah, aperta allora. Ma c'è una catena. Che c'è? Pulsa? Beh. Oh. Fossi in te mi pulirei quella manina, Jamesy. Non è per niente igienico. E tra l'altro se c'è puzza ed è chiusa... Ah, niente, la manina è rimasta sporca, ragazzi, da notare. Il 10... se c'è la catena e c'è puzza, direi che un motivo ci sarà. Magari la lasciamo lì con me, che dici? Questo è l'appartamento numero 9. Di qua si esce, ragazzi. Allora, io so che quasi sicuramente devo guardare in quel buco, perché ovviamente era... Oh! Ok, la scala era rotta, infatti. Devo guardare in quel buco, perché comunque nell'appartamento numero 9 ci deve essere qualcosa, ragazzi, di utile. Ah, quindi temo che non mi rimarrà altra scelta che guardare in questo buco, da cui è uscita tutta questa porcheria. Ah, no, ci ficchi la mano? Oddio, no. Oddio, no. Oddio, oddio, oddio de Gesù. Vai, cerca. Tipo la bocca della verità, ancora? Minchia, James, io ti capisco, però non mi fa quell'espressione, perché già non c'ho voglia di farti ficcare la mano là dentro. Beh. E che? Che schifo. Oh, abbiamo trovato il tasto del jukebox. Ok. Ne siamo venuti qui giustamente per questo. Ok, adesso possiamo andare via. Dopo aver ficcato la mano e non si sa quale bucio de culo. Mo scusatemi, ma è così. La sensazione è stata proprio quella. Molto spiacevole, direi. Perfetto, possiamo abbandonare questo palazzo raccapricciante e quindi dirigerci al locale. Se non sbaglio era proprio lì che dovevamo andare. Mezzo alla monnezza, non c'è niente. Sembrerebbe di no. Va bene. E adesso, esatto. Ah, vedete che figata, ragazzi. Adoro. Quindi una volta che hai completato un luogo di interesse ci mette anche la spunta. Cioè, per farti capire che giustamente quel che cercavi lì è a posto. Cioè, nel senso, l'hai trovato. Adoro. Adoro, ragazzi. Perfetto. Va bene, quindi drit pu drit lungo questa strada? D'accordo. Andiamo. Sì, però... E dovete dare una calmata, ragazzi. Non si può andare avanti così ogni volta. Stinquietudine, stanzia. Viviamo tutti quanti un po' più scialla. Quasi quasi io risalverei la partita, ragazzi. È vero che c'è l'autosalvataggio, tutto quel che vogliamo. Però, visto che ci sono e che il foglietto è giusto qua, non si sa mai. Andrò a salvare la partita. Benissimo. Una volta salvata la partita, direi che appunto possiamo andare dritt pu dritt qua e passare il ristorante Lucky Jade e arrivare al Groovy Music. Ovviamente suppongo che incontreremo altri carry
Mr. Lombri, c'è qualcosa qua dentro che mi avete giustamente fatto notare che... Oh, già l'ho spappolato, Mr. Lombri. Possiamo trovare oggetti e robe utili anche nelle auto. Quindi meglio farci attenzione. Tra l'altro io non so se si può accedere a qualcun altro di questi negozi in via eccezionale, ma io non credo. Effettivamente. Infatti, vedi, James, già avevo capito bene, avevo capito benissimo. E va bene, vorrà dire che continuerò ad andare dritto. Passiamo al ristorante Lucky Jade, che è proprio questo qua, il cui accesso suppongo sia vietato, esatto. Ve sento, ve sento, inutile che fate finta di niente. È morto e... ok. Ecco, nel dubbio un paio di colpetti io glieli do, eh. Già era mezzo spappolato, ma va bene lo stesso. Non si è mai troppo prudenti. Stacca un po', Jamesy. Oh, te sento, caro Mr. Lombri. So che mi stai aspettando, eh. Non c'è altro qua dentro, va bene. Cioè, non c'è altro, non c'è niente perlomeno. Uè, puoi spaccare finestre e ricerca i passaggi alternativi. Ah, quindi vale anche per le vetrine, non solo per i vetri delle auto. Oh, oh, minchia. Jamesy, te lo sei fatto sfuggire, mannaggia la pupazza. Ecco qua, guarda, sta fermo lì, mannaggia, non te muove. E su. Oh, cioè, era lì immobile sotto l'auto. Jamesy, manca alla grande l'obiettivo. Anche no, non possiamo fare ste magre figure di merda. Scusa, Jamesy. Ok, ah, vedete? Proiettili, proiettili. Fantastico, due. Molto utili, due proiettili. Sicuramente a me che c'ho una mira di merda saranno ancora più utili. Salve, buongiorno, anche a lei, Mr. Lombri. Buongiorno di nuovo. Ecco, fatto, crolli un po'. Ecco, guarda. Vai, calpestalo. Ecco fatto. Quindi, allora, dove mi trovo effettivamente? Di regola davanti al Groovy Music. Eccolo là, quella insegna. Però, visto che mi è uscito sto suggerimento... Ah, vedete? Che figata! Magari non lo si può fare con tutte le vetrine, ma con alcune sì. Quindi, adoro. Va bene, ecco qua il Groovy Music. Va bene, qua non c'è una mazza. Che c'è? C'è qualcuno che già ci aspetta all'interno. Questo stai cercando di dirmi? Vabbè. Comunque è un negozio di dischi, ragazzi. È un negozio di dischi. Dobbiamo sperare di trovare l'altra metà del disco. E t'ho visto. T'ho visto, Mr. Lombri. Ti vengo a cercare, eh. Mazza, la mancata, la grandissima. Ma ce ne sono due. Ah! Formana, mannaggia, vai giù. Guarda, ecco quello che ti meriti. Ah! Che cazzo è stato? Non ti azzardare a rifarlo, no, no, no. No, 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 no. Si sta allontanando apposta. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. No, non lo rifare. E dai, ma che schifo. Ah, tu puta madre. Cioè, mi ha colpito in pieno, mi ha fatto pure male. Non solo il Mr. Lombri di prima, pure questo con lo spruzzo. Che schifo. Vabbè, mi conviene comunque usare la bevanda salutare, ragazzi, piuttosto che la siringa. Accidenti a voi, accidenti. Cioè, io sono entrata qua per farmi un attimo gli affari del negozio, vedere che cosa riesco a trovare di vintage da riportare a casa. Che dice questo foglietto? Cosa c'è dietro? Dietro non c'è una mazza. E dice: l'altro giorno è arrivato il custode, era ubriaco e piangeva. Aveva con sé la metà di un disco e gridava che avremmo dovuto ripararlo. Ho pensato di aiutarlo per farlo stare zitto. Stavo per prendere la colla nell'armadietto, ma a quel punto si è reso conto che aveva con sé solo una metà ed è corso via. Patto, guarda un po', solo una metà. Non si può fare molto per il disco, ma forse puoi chiedere al Nili quando sei lì. Potrebbe essere uno dei loro dischi. Già ce l'ho la metà. Parla di colla nell'armadietto, quindi suppongo che dovremo trovare l'altra metà del disco e la colla per rimetterlo insieme, giusto? Suppongo proprio di sì. Vabbè, qua non c'è una mazza, questa suppongo sia chiusa, perché? Perché ovviamente, ragazzi, ci fanno fare questo. Eeeh, come siamo diventati ribellini. Tac. Passiamo da qua. Allora, eccola qua l'altra metà. C'è anche la colla, perfetto, quindi non dobbiamo andarla a cercare. Davvero fantastico. Questa la possiamo aprire. Ok, qua c'è qualcos'altro di minimamente utile. Che guardi? Grande, grande Jamesy. Se non avesse guardato in alto io l'avrei persa completamente la bevanda salutare. Grande Jamesy.
qua c'è qualcos'altro. Sembrerebbe di no. Perfetto. L'unica cosa che ho trovato, ragazzi, la bevanda salutare. Quindi adesso rimetti la spranga al suo posto, Jamesy. E raccogliamo questo. E la colla. Ecco fatto. Quindi adesso suppongo che dal... Esatto, dall'inventario possiamo combinare gli oggetti. Potrebbe aggiustare un disco rotto, cioè non qualsiasi cosa, un disco rotto nello specifico. Combina con ovviamente 1 e 2. Yeah! Fantastico. The long way home. La lunga via verso casa. Perfetto, quindi adesso di regola possiamo tornare al Nili Bar, giusto? Qua abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Fantastico, ragazzi. Uè, problema risolto. Scommetto che c'è qualche altro Mr. Lombro che ci sta aspettando qua sulla strada. Se non ci fossero sarebbe meglio, ovviamente, ma vabbè. Noi, ragazzi, impavidi come siamo, ovviamente ci dirigiamo di nuovo verso il Nili Caffè, che era ancora più avanti. Va bene, vediamo cosa succede, ragazzi, a sto jukebox. Cioè, si sbloccherà qualcosa, qualcosa succederà. Abbiamo trovato anche il tasto nell'appartamento. Certo, nel posto meno piacevole di questo mondo, ma poco importa. Eccoci qua. Fantastico. Allora, io farei una cosa. Io salverei prima, perché non si sa mai. Ok, allora, dopo aver salvato per precauzione la partita, ragazzi, è arrivato il momento di inserire il disco in vinile incollato e mancherà ovviamente il tasto 2 da mettere qua. Ecco fatto. Quindi adesso possiamo premere. Cosa dobbiamo fare? Ah, insert coins. Non ci credo, bisogna metterci una moneta, ma serio? Non succede una beneamata mazza, ragazzi. Suppongo che serva, da quel che capisco, una moneta. Ma io adesso una moneta non ce l'ho. Ma io sta moneta, effettivamente... Ah, ragazzi, non avevo notato che Jamesy ha cerchiato il Texan Caffè. Che cavolo è? Che tra l'altro era stato appunto nominato nel biglietto che avevamo trovato nell'appartamento. Questo non ci avevo fatto caso, ragazzi. Quindi direi di dirigerci proprio al Texan Caffè, facendo attenzione a tutto ciò che potremmo incontrare ovviamente in questa nebbia così fit. Ma come al solito noi non ci facciamo intimorire. Non indietreggeremo mai. Devo girare qua a destra. Tra l'altro qui c'è un Caffè America. Cioè, Caffè America, Caffè Texan... Di tutto e di più. Però noi siamo interessati di più al Caffè Texano. Dovremmo quasi esserci. Scommetto che è questo. Oddio. Che è? Ah no, 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 no. La prossima via. E ve sento, ve sento. Cioè perlomeno la radio pure ve sente. Io ve sento. Ehi! Ve sento che sviscidate, Mannaggia la pupazza. Ah, eccoti là, eccoti là. Mannaggia, sulle chiappe te lo tiro. Sulle chiappe, ecco qua, guarda. Ne ho voluto fare la sorpresa. Questo è quello che te becchi. Ti è piaciuto? Spacchiamo un po', vediamo se c'è qualcosa, ragazzi. No, non c'è una mazza. Comunque, siamo arrivati. Scommetto che dovremmo entrare da retro. Ah, non è aperto. Scusate? È permesso? Mi spacco un po' tutto. Tanto non vi dà fastidio, vero? Benissimo, quello che dobbiamo trovare è una moneta. A meno che comunque non ci sarà qualcos'altro, ragazzi, qua dentro. Mica com'è scuro qua. È buissimo. Non vedo niente. Ma qui c'è la cassa ed è quello che ci interessa. Oh, cavolo. Qual è? Oh. Eh no. Eh no. Eh no, eh no, eh no, eh no. Non c'era nessuno qua dentro prima. L'animortacci vostra. Ah, eri nascosto. Eri nascosto sotto il bancone a rubare gli alcolici, eh. Ma tu guarda un po'. Che roba. Ma non è per caso sta chiave? No, non la possiamo prendere. Perché nel Nili Bar, ragazzi, c'è una chiave, una porta che ha la serratura con incisa sopra una sorta di chiave a farfalla, una roba del genere. La Ciri Felicità sta per caffè, a sapore il momento, a sapore i ricordi. Oh, per molti è così, nel senso che molti non riescono letteralmente a vivere senza caffè.
Per me non è così, ragazzi. Il caffè, sinceramente, non mi fa impazzire. Se lo devo prendere, lo prendo quando capita, magari se sono in compagnia. Ma tipo, per cavoli miei, ragazzi, non bevo mai il caffè. Vediamo qua dentro cosa c'è. Scusate, visto che ci sono, magari troviamo qualche oggetto utile. Magari troviamo la chiave che stiamo cercando. Che dice? L'ho visto di nuovo, o almeno credo. Lui dice di no, ma non so più cosa pensare. Sono stanco. Non le trovo, non importa. Di nuovo quel suono raschiante. Parlate dello sviscidio di Mr. Lombri? Di nuovo quel suono raschiante. L'ho visto di nuovo. Ma di che cacchio state parlando? Vabbè, fatto sta che qua dentro non c'è niente oltre a quel biglietto delirante. Che palle, per una volta pensavo di aver trovato una cosa giusta. Bonnie, come sempre, vi dovete dare una calmata. Siete troppo agitati? Non ci piace sta cosa, posso entrare qua dentro? Uè, scusate, che schifo. Oddio, qualcuno, oh, Mr. Lombri si è arrabbiato. Era tuo amico, davvero? Guarda, sulle chiappe pure a te. Leggia, non ti faccio manco muovere, Dio santissimo. Gesù, quanto sono diventati antipatici e pressanti questi lombrichi. Qua cosa c'è? Super forte, super pulito, lava via le macchie del passato. Le macchie del passato? Perché parlare così di macchie sui vestiti? Non lo so, è ambigua come frase. Lava via le macchie del passato. Vabbè, fatto sta che qua, raga, non possiamo entrare. Non possiamo passare, non c'è una mazza, non c'è niente. Siamo entrati giusto per spiaccicare Mr. Lombri e il suo amico insetto. Quindi niente, di nuovo, pensavo di aver fatto una scoperta incredibile. Possiamo entrare anche qua dentro. Oh, questa è una libreria. Permesso? Scusate se mi intrometto. Però magari pure qua c'è qualcosa di utile, no? O biglietti deliranti pure qua. Oh. A few moments later. Vabbè, ragazzi, senza che lo sto a leggere tutto, a quanto pare, insomma, era stata fatta appunto un'analisi da un team di esperti che aveva scoperto la zona attorno alla miniera di carbone era altamente attiva, tra virgolette. Però la gente locale si era lamentata perché ha detto: no, se ci venite a rompere le palle, poi il turismo se ne va a quel paese. Quindi robe del genere. C'era stata una, insomma, una situazione un pochettino controversa. Qua dentro c'è niente? Niente, raga, una mazza di niente, proprio niente, niente, niente. Per quanto io mi stia sforzando di guardarmi intorno, di trovare nuovi luoghi da spiare, non riesco a trovare niente di nuovo. Vabbè, in ogni caso adesso abbiamo la moneta che ci serviva, ragazzi. Questo è l'importante, direi. Oh, lì la vedo la bevanda salutare. Fatemi entrare. Si può entrare senza spaccare finestre. Ma che cosa meravigliosa. Perfetto, bevanda salutare. Poi c'è qualcos'altro. Un altro biglietto delirante, scommetto. Qualcosa dietro, no. Quell'uomo è stato di nuovo qui. Gli ho detto che l'ho avvertito di non venire qui. Ha fatto finta di non sapere di cosa stessi parlando. Comunque si è alzato e se n'è andato. Non ha creato problemi. Eppure quel tipo ha qualcosa che mi dà i brividi. Se lo guardo in faccia è come se stessi fissando una maschera sotto la quale c'è qualcosa che non vede l'ora di uscire. Non voglio essere lì quando accadrà. What the fuck. Ma di che cacchio state parlando? Chi è ad essere così disgustoso e inquietante? Forse era Mr. Lombri. Probabilmente era Mr. Lombri. Ehi, Mr. Lombri, dove vai? Beh, un po' ubriachino ci sei, eh? No, non t'azzardare a farlo. Che cacchio sta a fare? Sta a cagare addosso, che è successo? Vabbè, nel dubbio arrivo. Scusa, eh? Cioè, non posso di certo stare ad aspettare 3 ore. Ecco qua. Oh, minchia, con che frustrazione, con che rabbia sempre il carissimo Jamesy. Stai buono, Jamesy? Cerca di calmarti, Jamesy. Recupera un po' di autocontrollo, Jamesy. Vediamo se qua c'è qualcos'altro, ragazzi, qualcos'altro di utile. Minchia, mi sono addentrata tantissimo per trovare che cosa? Una beneamata massa. Va bene. Solo per spiaccicare un pochettino Mr. Lombri. Va bene, allora. Dobbiamo tornare al Barnili, ragazzi, dai. Senza perdere... che cavolo. Stia buono. Già l'avevo atterrata a lei, scusi, eh. Caro Mr. Lombri, sia giù. Che non ho tempo da perdere. Se no, veramente, oggi non combiniamo una beneamata ceppa. Gli andiamo a reinserire sto benedetto coin che ho trovato, per il quale ho dovuto percorrere la bellezza di tipo 30 km. Ed eccoci qua, perfetto.
Ce l'ho, adesso funzionerai, mi sveglierai i tuoi segreti? Mi auguro di sì. Ecco qua. Ok, A, 2. No, non è il disco giusto. Ma che cacchio di numero l'ha messo, scusa? Ah, perché è il 2 ma blu, ragazzi, non rosso. Eccolo. Perfetto. Spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Perfetto, la chiave del barnili, quella che apre quest'altra porta. Quindi questa musica gli ha fatto ritornare in mente il dettaglio del parco appunto sul lago. Quindi evidentemente è proprio lì che dobbiamo andare. Perfetto, ho salvato la partita. Direi che adesso possiamo usare questa chiave e aprire questa porta. Che dove ci porterà? Tra l'altro dovremmo andare in questa strada sul retro, probabilmente passando attraverso questi edifici, suppongo. Vedete, Parco Rosewater, però il Parco Rosewater è da tutt'altra parte. Vabbè, in ogni caso magari non è di qua che dobbiamo proprio andare, ma questo... Ah, ok, lo possiamo usare per andare di qua, ma volevo vedere, ma vabbè, non ci sarà niente qua intorno, meno mi auguro. Possiamo aprire un'altra bevanda salutare, che gioia quando troviamo queste cose così utili. Vabbè, questo ovviamente è chiusa. Questo biglietto, un altro biglietto delirante. Tornato dopo che te ne sei andato, tranquillo, non ha provato a fare nulla, sembrava solo triste, ha farfugliato qualcosa sul voler uscire dalla città con qualcuno. Non potevo lasciarlo guidare in quelle condizioni, così l'ho chiuso fuori. La sua auto dovrebbe essere sul retro, domattina magari controlla se c'è ancora. È quella blu verdastro, è stato un che verdastro. La targa dovrebbe finire con 06. Ok. Quindi ci interessa questa notizia, sì, perché James, ragazzi, prontamente segna tutto sulla sua mappa. Quindi dobbiamo trovare quest'auto. Cioè, fatemi capire, macchina blu verdastro, addirittura c'è scritto il dettaglio, adoro. Va bene, vorrà dire che andremo a cercare questa macchina blu verdastro. Sempre sperando che nessun Mr. Lombre si metta in mezzo a rompere gli zebedei. Ovviamente, in quest'auto non c'è una mazza. Qua sembrerebbe essere tutto inaccessibile. Pure qua non c'è niente. Aspetta. Sì, pure qua non c'è niente. Vi sento, ti sento. L'ombrico si muove appena, ma era soltanto un insetto. Un altro insetto. Un altro insetto. Qua non c'è una mazza. Andiamo avanti. Macchina blu verdastro mi ha appena tipo salvato la partita. Però guardiamo prima di qua, ragazzi. Ammazza quanto sono brutte ste macchine. Permettetemi di dirlo, ragazzi, ma sono veramente raccapriccianti. Cioè, sono più raccapriccianti le auto di Mr. Lombre. Allora, pure qua sembrerebbe essere, no, chiuso un par de palle, perché lì una porta è su chiusa. Ma a noi interessa trovare un'auto. E questa? No.
Mi sa proprio che dobbiamo passare da qui, ragazzi, da questa porta socchiusa. Almeno mi auguro, vediamo. È questa? Per caso? Sì, sarà questa. Anche se c'è blu verdastro, a me mi sembra più un verde acqua che un blu. Cos'è sta cosa? Duh. Oh, una chiave, tu guarda un po'. Ma è possibile? Appartamenti Woodside. Ehi, non azzardare a farlo. Già so cosa stavi per fare, stai giù. No, non ci provare. Non ci provare. Mamma santa, ma che è? Oddio santissimo. Mamma mia, ma che è? L'invasione dei lombrichi? Che non fate paura a nessuno? Più o meno, cioè, nel senso. Fate più senso che altro, effettivamente. C'è ancora qualcuno? Mamma mia, che sta succedendo? Oh, si stanza sta nebbia. Terribile. Cioè, sono venuta qua per la macchina, ma ho raccolto una chiave. Va bene, sì, però adesso vedate una calmata. Che cacchio sta succedendo? Oh, appartamenti del Woodside. Che schifo, che è sto rumore, oh. Ah, che non vedo niente disegnato, ragazzi. Vabbè, proviamo ad andare di qua sperando di uscire da sta situazione di merda. Che sta succedendo il delirio? Ma così improvvisamente sta tempesta? Ma che è, oh? Che cavolo sta succedendo? Mamma mia, raga, il delirio. Il delirio. No, tu sorella. Minchia, mi devi colpire per forza. Animaccia tua. Non so se tornare al bar, ragazzi, sinceramente. Sempre se riesco a trovarlo. Ah, appartamenti di Woodside sono dritto dritto. Solo che Jamesy non ha segnato una mazza stavolta. Ecco qua. Maledetto, mi è passato. La puta che te pario. Accidenti a te. Minchia, regà, sta succedendo il delirio. Altri, no, mi sa che me ne devo scappare, ragazzi. Scusa, bevi un po', ecco, grazie. No, io me ne vado. Cioè, quanti cazzarola sono? Dritt, bu, dritt, di qua. Dritt, bu, dritt. Sempre se riesco a trovarli. Minchia, raga, sono dappertutto. Dov'è la porta d'ingresso, accidenti? Dovrei esserci in qualche modo. Sono di qua gli appartamenti. State buoni. Niente, ragazzi, sto palazzo di fronte, ma... Ah, qua? Devo entrare qua, suppongo. Sì. Wow. Mamma santa. Che fatica. Oh. E mi ha appena salvato la partita. Ovviamente autosalvataggio. Ma porca paletta, regà. Che cosa assurda. Ok, la mappa l'abbiamo proprio raccolta, quindi immagino che purtroppo passeremo qui un pochettino di tempo, ragazzi. Mappa del terzo piano, del secondo piano, cioè abbiamo raccolto le mappe praticamente di tutti i piani, ragazzi, vedete? Primo piano, secondo piano e terzo piano. E tra l'altro qui al primo piano, ragazzi, come possiamo ben vedere, c'è un accesso al parco Rosewater, però... Sicuramente non sarà così semplice accedervi. E qua c'è ovviamente un salvataggio. Ma io sono molto curiosa. Fatemi vedere un attimino qua cosa abbiamo. Io lascerei se fossi in te. Oh. Che dice? Tre brillanti monete, tre attori in scena. E sotto l'albero la fanciulla osò stendersi sulla schiena. E dietro la fanciulla, a suo sguardo celato, un piccolo fiore cresceva isolato. E poi arrivò l'uomo, valoroso ed elegante. Alla pallida luce della luna i suoi occhi brillavano come diamante. Quindi praticamente, da quel che capisco, dovremo trovare tre monete.
su cui probabilmente saranno incise la figura di una fanciulla, di un fiore e di un uomo, immagino. Bisognerà capire, vabbè, metterle in ordine fondamentalmente. Va bene, immagino che le troveremo qui girando per gli appartamenti. Sì, però questo lo apri, Jamesy? Cosa c'è? Proiettili per pistola. Beh, quindi immagino che a breve troveremo anche una pistola. Ok, allora ho salvato la partita, ma volevo dare una rapida occhiata a questo piano. Appartamento 103 chiuso, qua la strada è bloccata. Per la miseria, ragazzi. Orientarsi in tutti questi appartamenti, in questi piani, non sarà tanto facile per me, purtroppo. Cosa dice qua? Gentile signora, a seguito del suo reclamo relativo agli spari provenienti dall'appartamento 217, abbiamo fatto visita all'inquilino, il quale ci ha garantito che non possiede armi da fuoco. Beh, t'ha garantito lui. Si è dimostrato del tutto collaborativo e ci ha permesso di entrare nel suo appartamento. Come ci aveva detto, non abbiamo trovato armi né tracce di utilizzo di armi. Se i rumori dovessero persistere, le chiediamo di informare il custode. Cordiali saluti, appartamenti Woodside. Ok, appartamento 217. C'è qualcosa di strano perché Jamesy annota prontamente tutto. Vediamolo. Qua c'è una bevanda salutare che ci aspetta. E qua si potrà andare al piano di sopra. E qua c'è anche un piano di sotto. Minchia, raga, vedo veramente poco e niente. Però la porta è chiusa, quindi si potrà andare al piano di sopra, ovviamente. Allora ragazzi, io direi che visto che abbiamo appunto scoperto questo nuovo luogo in cui evidentemente dovremmo stare un pochettino di tempo, direi di fermarci qui, anche perché purtroppo ho finito il mio tempo a disposizione per oggi, e di riprendere da qui la prossima volta. Quindi dovremo davvero cominciare a scoprire tutto di questi appartamenti Woodside. C'è comunque un piccolo enigma da risolvere, dovremo trovare 3 monete, quindi dovremo, ragazzi, sbirciare in parecchi appartamenti, quelli perlomeno che saranno accessibili. Che dire, sono veramente molto curiosa, come sempre, comunque, di continuare questo remake. Come al solito, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!